Sanipet è un'azienda sicuramente differente da tutte le altre, in quanto è nata da un'esperienza personale di veterinario con il suo lavoro in ambulatorio per oltre 30 anni in una clinica, in cui ho potuto scoprire che cosa in questo momento sta realmente causando una montagna di problemi di salute a tutti i nostri cani e tutti i nostri gatti. Purtroppo è un problema molto grave e molto generalizzato, in quanto tra l'altro non interessa solo i cani e i gatti, ma interessa anche l'uomo, interessa tutti gli animali che vivono intorno all'uomo. Il problema fondamentale, devo dirlo, ed è realmente così, è il fatto che tutti gli alimenti ormai sono inquinati ed è, diciamo, legato alla presenza di residui chimici e farmacologici in tutti quanti gli alimenti presenti sul mercato. Questo perché le produzioni necessitano di sostanze chimiche e farmacologiche che permettano di poter avere le quantità di cibo che sono necessarie. Quindi, dovendo alimentare sempre più persone, in questo modo è necessario usare la chimica continuamente. Purtroppo le sostanze chimiche e farmacologiche, anche in quantità molto piccole, creano un accumulo che determina reazioni assolutamente chiare ormai in tutti noi e in tutti i nostri animali. Infatti sia cani e gatti sia l'uomo sono pieni di intolleranze alimentari, cioè in pratica tutti quanti abbiamo qualche alimento che gli dà fastidio o che crea allergia o che crea fenomeni appunto negativi. Intolleranze alimentari sono un fenomeno diffusissimo che si manifesta con i più svariati sintomi. Possono essere lacrimazione costante, può essere congiuntivite, l'otite, la dermatite, il vomito a digiuno alimentare, le feci che cambiano di consistenza, la diarrea vera e propria, il grattamento, prurito al collo, al fondo della schiena, diciamo possono essere problemi di obesità, possono essere problemi legati all'apparato urinario, addirittura al comportamento. Piacere, sono Paola Falchi, vengo da Sassari e sono qua per puro caso, ho visto Forza 10, mi sono fermata perché avevo piacere di conoscere l'azienda, visto che il mio cane da lunedì entrerà in una sperimentazione con Immuno. Sì. Ho una Labrador che ha grossi problemi a livello immunologico, quindi immunodeficienza, e la mia veterinaria, che è una ricercatrice di Sassari, la dottoressa Raffaella Cocco, mi sta inserendo appunto in questo programma, visto che lei ha comunque ottenuto dei risultati eccelsi con i suoi cani. Una dermatite che comunque è rientrata nel giro di una settimana dall'inizio dell'assunzione di Immuno, per cui è un grande piacere conoscerla. Grazie, grazie. La ringrazio. Grazie.